Aiutato da una forte economia interna, Janus II di Savoia poté iniziare il 1700 con grossi progetti per il proprio regno. Il primo risultato venne conseguito il 4 giugno 1704 con la formazione di un terzo piccolo contingente militare di supporto e 13 Quebec da trasporto, ma fu il riavvicinamento nel marzo del 1705 con la Bavaria a sancire il ritorno di un'alleanza tra l'imperatore bavarese del Sacro Romano Impero con la corona sabauda. I piani di conquista nella penisola però non avevano dato cenno ad arrestarsi e il 25 ottobre 1705 il Regno di Sardegna-Piemonte proclamò ufficialmente, appoggiata dalla Francia, l'inizio della Quarta Grande Guerra Italiana, entrando così in un conflitto contro una debole Repubblica Veneziana. Con il controllo della fortezza di Treviso, saldo nelle mani di Janus II, fu necessaria solo qualche settimana per entrare in possesso dei territori di Ferrara, Romagna, Vicenza e Udine. La mossa sabauda aveva lasciato particolarmente sorprese le reggenze europee, in quanto era palese a tutti che l'aiuto francese non fosse realmente necessario a gestire gli avversari veneti o i loro alleati spagnoli, ma l'anno successivo Janus II svelò il suo gioco. Il 7 marzo 1706 il Parlamento piemontese dichiarò pubblicamente guerra al Regno di Napoli, reclamando come propria la città di Roma ed entrando così in un conflitto su due fronti. Luigi XVI di Savoia, re di Francia, legato dai precedenti accordi con il sovrano sabaudo, non poté quindi giungere in soccorso dell'alleato napoletano, che venne lasciato alla mercé dei piemontesi. Incapaci di reggere uno scontro diretto, tutti i 35.000 uomini posti a difesa di Napoli vennero annientati in una volta sola da un fronte d'assedio congiunto siculo-piemontese superiore di tre volte. Con la conquista di Roma, avvenuta il 21 maggio 1707, la città eterna si inginocchiava ai piedi dei piemontesi, aprendo così definitivamente le porte per i territori meridionali. Nei successivi mesi le campagne del Salento, di Catania, Molise e Ragusa vennero occupate, lasciando come unico forte inespugnato la città di Bari. Ormai vittorioso su ogni fronte, Janus II poté quindi firmare nel luglio del 1708 una duplice pace con gli avversari, entrando in possesso così dei territori di Ferrara e Padova da parte dei veneziani e delle città di Roma, Napoli, Salento e Benevento per parte napoletana. Buon salve ragazzi, un saluto da Matt e bentornati su Nerd is the Way. Bentornati come sempre con la nostra visuale globale e con la nostra campagna con la Sardegna-Piemonte per l'unificazione italiana. Unificazione italiana che ormai è pressoché imminente. Permettetemi quindi di entrare subito a bomba, tagliare corto, perché abbiamo tre grossi annunci da fare. Il primo, ovviamente, come sempre, grazie, un ringraziamento a tutti coloro che mi seguono, che supportano il canale, supportano la serie e che mettono mi piace ai video. Ma soprattutto grazie ai miei consiglieri dello scorso episodio, tra i quali Diego Mantovan, maestro dei cacciatori, Alessandro Scala, Francesco Lafrazia, Nico Kushaker, Pietro Lorusso, Diego Mantovan di nuovo, Frank Tube, Santi Coniglio, Sebastiano Brogiato, Tiberio Paradisi, Andrea Silvan, Valerio il narratore. Grazie a tutti voi, davvero gentilissimi e come sempre utilissimi. Seconda comunicazione di tre, questo sarà l'ultimo video nel quale voi potrete proporre sotto tra i commenti le nazioni o gli stati da utilizzare con la prossima campagna che faremo su Europa Universalis 4, quindi postate sotto i vostri suggerimenti su che nazione dovrei utilizzare, magari specificando anche se si tratterà di un gameplay magari a sfondo storico o per raggiungere un obiettivo particolare in game. E fatto questo, poi dall'episodio successivo io raggrupperò praticamente 6 tra le migliori proposte e vi farò un sondaggio su Strawpoll permettendovi così di votare la nazione con l'obiettivo finale della campagna che ritenete più interessante. Ci sono state nel corso di questi tre episodi diverse proposte interessanti sia in Europa sia in Asia, alcune addirittura in Africa e alcuni addirittura in America. Quindi tendenzialmente abbiamo grossa scelta. Fate le vostre proposte, non vi fate problemi, anche le più strane sono sempre ben accette. Infine, terza e ultima
Comunicazione. Finalmente ho deciso di aprire il server Discord del canale di Nerd is the Way. Quindi lo potete direttamente avere delle informazioni aggiuntive con questo brevissimo video di 3 minuti esatti dove descrivo come raggiungere il canale, cosa potete trovare all'interno e che cosa potremo fare insieme lì dentro. Quindi 3 minuti di descrizione e ci rivediamo a bomba. Eccoci qua, bene, questo è il nostro server nuovo di Nerd is the Way, il nuovo server Discord. Vi rubo giusto 2 minuti per farvi un'anteprima generale di quello che potete trovare e così se volete potete direttamente raggiungerlo ed entrare grazie al link di invito sotto nel campo della descrizione del video. Trovate all'inizio 2 stanze molto semplici, molto ridotte, nel quale non potrete scrivere né fare niente. La prima, ovviamente, come dice il nome, è di benvenuto, dove potete trovare ogni link e riferimento utile a me o al canale. Il secondo riguarderà gli annunci, quindi in questo canale verranno postati solo i nuovi video, verranno postate quando andrò online per fare gli streaming, così da limitare almeno lo spam nelle chat pubbliche. Riguardo alle chat pubbliche, invece, abbiamo una chat riguardante le serie del canale. Quindi, se volete proporre nuove serie, volete parlottare riguardo alle serie in corso sul canale, volete chiedermi qualcosa legato alle serie del canale o riguardo al canale stesso, potete tranquillamente domandarmi tutto quello che volete qua o parlare anche tra di voi qui, senza andare a creare eccessivo spam a gente che non interessa questi argomenti. La seconda invece riguarda i giochi Paradox, quindi in questa stanza potrete tranquillamente scrivere tutto quello che volete che abbia un legame, un riferimento con i titoli Paradox. La terza, come dice anche il nome, stessa cosa rispetto a prima, l'unica differenza è che qui riguarda qualsiasi gioco in generale. Quindi se volete parlare di qualche titolo o qualche videogioco, questa è la stanza giusta. Diversamente dalla quarta, che riguarderà appunto spam and stuff, quindi tutto ciò che esula dall'aspetto gaming, ma che voi volete trattare. Molto semplicemente è una specie di salotto virtuale testuale, dove potete mettere link, musica, parlare del più e del meno, di quello che volete. Riguardo invece alle chat vocali, alle stanze vocali, ne abbiamo una legata alle live streaming chiusa, perché tendenzialmente quando farò streaming mi troverete qua. La seconda invece è un social bar, è praticamente come spam and stuff, l'unica differenza è che è una chat vocale, quindi potete entrare qua in quanti volete, parlare tra di voi, ridere, scherzare, creare un ambiente conviviale nel quale potervi riunire. Infine, le 2 stanze dopo, come dice anche il nome, sono 2 stanze dedicate ai multiplayer di Europa Universalis 4. Quindi, se volete fare delle campagne multiplayer, avete 2 stanze dedicate. Diversamente dalle 2 secondarie successive, nel quale invece riguardano qualsiasi altro tipo di gioco. Quindi, se voi volete giocare a qualche altro gioco e sentirvi con dei vostri amici, potete farlo tranquillamente nelle 2 stanze. Quindi spero che quest'idea del canale Discord vi piaccia. Vi ricordo, come ho detto prima, che lo potete raggiungere nel link sotto alla descrizione nel video e anche tra i commenti. Quindi, che dire, ragazzi, ora possiamo letteralmente buttarci a bomba sul gioco. Eccoci qua, tornati, eccoci qua. Grazie, scusatemi per l'attesa, ma ci tenevo comunque a illustrarvi quello che avevo creato per voi. Quindi, a bomba. Ritorniamo sulla nostra Sardegna Piemonte, non abbiamo tempo da perdere, il gameplay è già iniziato. Facciamo partire il nostro timer. E che cosa dovremo puntare a fare oggi? Oggi, molto semplicemente, dovremo puntare a fare i core dell'Overextension, tra i quali soprattutto Umbria. No, scusate, Roma, Padova, Ferrara, Salerno e Benevento. Ma cosa molto importante, come vedete, noi ci stiamo preparando perché abbiamo 13 navi che si stanno spostando ad Agrigento insieme ai nostri eserciti che stanno andando in Sicilia. Questo perché? Perché ho notato che la nostra Tunisi, che è proprio qua attaccata, non solo Tunisi ha una tech level di livello 21, diversamente da noi che abbiamo una tech level di livello 24, ma Tunisi
non è alleata con nessuno e ha una tregua con gli ottomani fino al 1713. Quindi questo vuol dire che se a noi va bene, potremo prendere tutto il corno tunisino e poi andare a espanderci in Africa verso Tlemcen per creare la famosa colonia in Africa che volevamo da tempo fare. Per limitare i problemi, dato che abbiamo la Sardegna, non riesco più a parlare, e la Sicilia, sto facendo il claim sul Tunisi, quindi teoricamente non dovremmo avere troppi problemi, quindi vediamo un po' cosa fare. Inoltre, le idee, come avete voi consigliato nello scorso episodio, prenderò le quantity, dato che abbiamo un buff allucinante sul manpower, poi qualcosa legata ai mercenari e land attrition, ma mi ci interessa soprattutto il costo del mantenimento dei soldati, il costo dei reggimenti, il manpower speed e il manpower modifier. Quindi prendiamo assolutamente questo e andiamo subito a prendere il modificatore al manpower in aumento. E andiamo a prendere anche il recovery speed aumentato, perfetto. Le due cose più importanti almeno ora ce le abbiamo. Abbiamo un massimo di manpower che arriva a 117.000. Finalmente siamo tranquilli. Quindi non perdiamo tempo. Siamo tra l'altro nona potenza mondiale, davvero cosa molto bella, molto positiva. Andiamo avanti. Non perdiamo tempo. Vediamo intanto come è messa la nostra coalizione 106. Perdiamo 10 di prestigio, 1 di stability. Perché? Ah, ok. Se teniamo Roma, va bene. Allora, direi che possiamo assolutamente tenere Roma. Questo però credo sia abbastanza negativo. Perché vuol dire. Sì, ok, questo va bene, però la Sicilia mi sa che è a 173, quindi è stata interrotta l'annessione della Sicilia. Quindi facciamo. Così. E facciamo un improve relation. Dobbiamo ritornare di nuovo a 190 per poter fare la cosa. Tra l'altro abbiamo un call to arm degli Holzwollen contro la Svizzera. Ok, la Svizzera è solo questo staterello e hanno circa 7.000 uomini. Ok, quindi spostiamo i nostri uomini magari in un posto dove possiamo mantenerli, tipo qua, ok, oppure tipo qua ad Aosta. E va bene, quindi muoviamoci e accettiamo. Ok, l'Ungheria è in guerra contro i Knights, Spagna, Venezia, Castiglia. Allora, probabilmente vogliono prendersi Udine e la Tislana, quindi decliniamo. Facciamo un po' di punti. Sassonia sono entrati in coalizione contro di noi. Va bene. Allora continuiamo qua a tenere i nostri uomini tranquilli ad Aosta. La corruzione sta aumentando. Perché? Perché abbiamo i forti in attivi. Quindi togliamo i forti. Quindi dovremmo essere addirittura così tanto. Va bene, ok. Tra l'altro abbiamo una missione per l'Olanda che non avevo assolutamente visto. Stiamo perdendo una mole allucinante di soldi, quindi va bene, facciamo così. E facciamo crescere un po' la corruzione, ma non voglio perdere soldi a sto punto. Che è tutta sta corruzione, sta coalizione? Ma queste coalizioni sono dovute al fatto che. Sono dovute al fatto che ci siamo tenuti Roma? Addirittura. Tutta sta incazzatura per Roma?
Ok, allora, questo finalmente sono arrivati di nuovo a 200, quindi direi di tornare. Oh, non ho attivato il timer, scusate ragazzi. Allora, l'Austria meno 61, Sassonia meno 49, meno 49, meno 56, meno 51, meno 61. Meno 84, ok. Allora, facciamo un improve relation su di loro. Ottimo. E poi speriamo di riuscire a finire il claim su Tunisi in fretta. In questo modo dovremmo anche riuscire a poter fare dichiarare le guerre velocemente. Non perdiamo tempo, abbiamo tra l'altro una rivolta. Ok, quindi direi che possiamo fare così, però non capisco perché. Ok, allora facciamo così, andiamo a dare una mano ai nostri alleati. E andiamo a togliere anche gli altri. Ottimo. Molto bene. Riportiamo gli uomini qua. Adesso i prossimi a ribellarsi saranno i napoletani, i separatisti napoletani, ma tutto sommato ok. Stiamo continuando a perdere denaro, quindi mettiamo ancora basso. Adesso non dovremmo essere più in perdita, perfetto, ottimo. Siamo a 7,28, ci vuole ancora poco. La Polonia sta richiedendo un accesso perché è guerra contro lo Stato papale. Ovviamente accettiamo. Ovviamente accettiamo. Siamo a 8,64 contro Tunisi. Manca poco. Tra l'altro qua vedo che abbiamo un'altra nave, credo sia da trasporto. Sì, quindi portiamola instant qua. Ok. Oh, stiamo continuando ancora a costruire navi? Non sapevo. Va bene, allora ok, la cosa mi fa piacere. Abbiamo ancora parecchie navi che si stanno formando. Va bene, abbiamo perso un advisor. Ok. Allora dobbiamo reintegrarlo assolutamente. Qua abbiamo dei ribelli che direi possiamo andare tranquillamente a massacrare a Napoli. E così dovremmo riuscire ad arrivare anche abbastanza in tempo. No! No! Perché si sono fermati qua? Porca troia, perché si sono fermati qua? Oh, mamma mia, avevo fatto un errore di calcolo allucinante. Non mi chiedete il perché si erano fermati là quegli uomini. Non lo voglio neanche sapere. Ho fatto un misclick atroce. Ho fatto un misclick atroce. Ok. Vediamo un attimo dove sono le altre navi che abbiamo costruito. Le mandiamo qua, perfetto. Uniamo questa flotta. Molto bene. Siamo adesso a 14,40. Stiamo continuando a perdere soldi, ma è dovuto al fatto che abbiamo l'esercito che si sta riprendendo, va bene. Ok, stiamo facendo i core. Bene, abbiamo un advisor, se non vado errato, molto conveniente, molto utile. Dovrebbe essere, spero, così. Forse no, forse qui.
Però a noi serve potere amministrativo, se non vado errato, per fare i core, vero? Sì, quindi no, dobbiamo prendere questo qua. Il problema è che non abbiamo abbastanza cosa. Fuck. Vabbè, e allora adesso aspettiamo un attimo. Tra l'altro, perché qua si sta alzando? Va bene, facciamo crescere un pochino la corruzione. Facciamoci una. Ok. Poi facciamo gli stati. Convertiamo assolutamente Napoli. Oh, perfetto. E adesso vorrei vedere quanto ci vuole per prendere Roma. 243. Cazzarola. Ok, i Sardegna. Separatisti sardi. Vorrei capire dove spawnano più che altro. Va bene, a sto punto siamo tranquilli. Se arrivano a 90. Lì facciamo un po' di harsh treatment. Ok, sta scendendo, 70%. Molto bene, la cosa mi piace. Vediamo se scendono anche gli altri. Sì, stanno lentamente scendendo. Ok, abbiamo dovuto massacrare i napoletani e i siciliani perché eravamo tanto alti di spese, però tutto sommato positiva. Allora, torniamo a ridurre ovviamente la nostra corruzione e abbiamo tendenzialmente risolto il problema. Il papato è positivo, quindi possiamo fare recall diplomatic e andiamo a migliorare le relazioni con il Tirolo. Ah no, che lo stiamo già facendo, ok. Allora direi con l'Austria oppure la Sassonia con l'Austria. Ok, qua siamo a 19-20. Ok, ragazzi, ci siamo quasi. 20, ottimo. Quindi direi che possiamo andare a prendere subito il territorio di Tunisi come claim. Ok, quindi andiamo a togliere questo qua. Questi uomini li imbarchiamo. Questi li portiamo qua. Ok, e fatto questo, adesso direi che possiamo dichiarare guerra a Tunisi. Quindi, no, come? Sono alleati degli ottomani? Ma no, avevano una tregua fino al 1713, com'è possibile? Ma no, ma siete seri? Ma no, cazzo! Che palle! Allora, vediamo un po' Tlekem. Country. Militari. Tlekem hanno in tutto 17.000 uomini. Ok. Poi ci sono i Mamelucchi. Che ne hanno 25.000. E poi Marocco. Marocco, ne hanno 36.000. Ok, loro hanno una tech level 21. Loro 21. E loro 20. Ah, che palle, non ci voleva. Non ci voleva. Che palle. Che palle, non ci voleva. Ah, che noia. Vabbè, allora a sto punto rispostiamo gli uomini qua e questi li spostiamo qua. Che palle.
Teniamo 19.000 sotto in ogni caso, a scanso di equivoci. Vediamo se effettivamente adesso possiamo prendere il nostro advisor. Mi piacerebbe, però non credo ancora perché sono 255. Ok, quindi continuiamo ad aspettare. Santo cielo, che noia. Oh, attenzione! Abbiamo la morte del re, va bene. Vittoria Medeo II di Savoia, per nostra sfortuna purtroppo è un diplomatico eccellente, ma non è un amministrativo molto buono. L'erede però è ottimo, l'erede al trono è ottimo. E abbiamo una disputa di successione di Vittorio Amedeo che ha causato dei pretendenti al trono che si rivoltano per la capitale. Ok, allora, quanti sono? 20? Ma allora guarda, io senza saper né leggere né scrivere, metto 36.000 uomini qua e a Novara gli altri. Aspetto che siano a posto. Ok, dopodiché sposto questi qua. Ottimo, questi qua gli tolgo la marcia. E abbiamo un royal marriage con gli Hirschvollen, va bene, accettiamo. E a sto punto io voglio provare a fare una cosa di questo tipo. Voglio provare a mettere il sovrano. Voglio provare a mettere il nostro sovrano così magari ci muore. Magari, però non è detto. Ok, boh. È stata abbastanza semplice. L'abbiamo abbattuti senza troppi problemi. Peccato. Speravo che ci morisse il sovrano così almeno non avevamo grossi problemi con il potere amministrativo. Abbiamo il Looming Disaster, attenzione, perché deve avere la stability almeno al 3 e unrest lower than 0. Va bene, ok, però questa non la possiamo alzare. Però possiamo iniziare a fare i core a Roma, e questa è la cosa importante. Per fare il boost qua ce ne servono 144. Tra poco però potremo prendere questo qua. Quindi dovremmo riuscire un attimino a migliorare la gestione del tutto. Dai, che manca poco, 260, ottimo. Possiamo prendere un nostro teologo che ci va a migliorare di botto la cosa. Il problema è che ovviamente ci costa che Dio solo sa quanto. Quindi andiamo qua. Ottimo. Siamo a 2,78. Ok, abbiamo convertito Napoli. Allora, possiamo guadagnare 10 potere amministrativo e 5 di legittimità. Guarda, sinceramente preferisco potere amministrativo. Possiamo finire di convertire anche Salerno, la cosa mi piace molto. E andiamo a vedere un attimo qua quanto ci vuole, 162, va bene, però io vorrei provare adesso prima ad abbassare l'inflazione che a 220 è un po' altina. E infatti siamo scesi a perdere i soldi, molto bene. Andiamo a mettere qua più 2,37. Possiamo prendere la tecnologia militare, scusate, diplomatica di livello 23. Molto bene. Cosa è successo? Il nazionalismo. Ok, possiamo prendere come casus belli il nazionalismo. Molto bene, molto bene. E questo è molto, molto positivo. Tutto sommato adesso siamo abbastanza tranquilli perché qua dobbiamo avere
Dobbiamo avere solo l'unrest minore di 0, ma tendenzialmente adesso dovremmo riuscire a risolverla velocemente. Dovremmo riuscire a risolverla velocemente. Il papato qua sembra che stia continuando a crescere, forse. Non lo so, vediamo. No, ok. L'Austria finalmente è positiva, quindi possiamo togliere il miglioramento delle relazioni con l'Austria. Il Tirolo è sempre a meno 54, quindi lo teniamo. Sassonia è 50. Miglioriamo le relazioni con Bamberg a sto punto. E facciamo un claim qua. Perfetto. Poi togliamo le cose qua da Tlekem e miglioriamo le opinioni con la Sassonia. Ottimo. Allora, ci siamo preparati un minimo di campo d'azione contro Tlekem e Tunisi. Tunisi teoricamente avrebbe una tregua con gli ottomani fino al 1713. Non so perché adesso siano alleati. Voglio provare a vedere, magari nel 1713 la situazione cambia leggermente. Quindi teniamo le relazioni così e il Tirolo ha dichiarato guerra alla Svizzera. Loro ci stanno di nuovo facendo le cose così e sono di nuovo rivali, vero? Sì, quindi purtroppo non le potremo avere dalla nostra parte. Va bene, va bene, va bene, va bene. Tra l'altro, loro c'è la marcia forzata, quindi gli togliamo la marcia forzata in modo tale che si possano riprendere. Il papato ci sta continuando a far perdere i nostri punti, purtroppo. Possiamo perdere 639 ducati e 50 di potere amministrativo. Vabbè, ovviamente portiamo 50 di potere amministrativo. Annettere la Sicilia sarà molto molto lungo. Il Tirolo si sta mostrando abbastanza incazzato, quindi direi che a sto punto possiamo fare così a Tuscia e questi li portiamo anche questi in Umbria. Adesso questi senza marcia forzata li spostiamo qua e questi li spostiamo qua. Dovrebbero arrivare insieme, se non vado errato, perfetto. Ho fatto i calcoli in maniera ottima. E così dovremmo riuscire anche ad abbattere i ribelli romani. Rimettiamo uno degli eserciti a Treviso, l'altro a Brescia. Tra l'altro siamo in negativo di tanto a causa dell'esercito. Va bene. Perfetto. Abbiamo annesso Roma. La cosa ci piace molto. Sassonia è uscita dalla coalizione, quindi direi che possiamo iniziare anche a fare così e così. Il problema della coalizione adesso si sta riducendo senza problemi. Possiamo formare finalmente la nazione italiana. Quindi quello che voglio fare adesso però non è formarla subito. Per il semplice motivo che mi piacerebbe prima annettere la Sicilia, almeno prima di creare l'Italia, ma per un semplice sfizio mio di gameplay. Quindi torniamo a velocità 5, vediamo un attimo cosa vogliono fare. Dunque, direi che possiamo a sto punto portarci avanti e fare un build spy network qua e un build spy network anche su Napoli, molto bene. Napoli non è alleata con nessuno, quindi la cosa mi piace moltissimo. Yurik ha di nuovo lasciato la coalizione contro di noi, la cosa ci piace. Va bene, va bene.
L'Ungheria è in guerra contro Spagna e tutto il resto, ovviamente decliniamo perché non vogliamo avvantaggiarli. Ragusa ha lasciato la coalizione, ok. E va bene, direi che ci siamo. Siamo al 30% per l'annessione. Vediamo un po' la coalizione com'è messa. È scaduto il tempo. Quindi direi che adesso ci possiamo. Il Tirolo anche ha lasciato la coalizione. Ratchaburz ha lasciato la coalizione. La cosa mi piace estremamente. Andiamo a fare un attimo un controllino. La Francia 177, 194, 116, 104. Ok, allora andiamo a migliorare le relazioni con la Francia. L'Alsazia ha lasciato una coalizione. Questo è pressoché in preparazione del fatto che ci stanno dicendo che dobbiamo andare a dichiarare guerra nuovamente a Venezia. Tra pochissimo, tra pochissimo. Oppure direttamente puntare a dichiarare guerra a Tunisi, Mammelucchi e... cioè Tunisi ottomani, però gli ottomani sono abbastanza forti, mi sa. Gli ottomani come sono messi? No, hanno 227.000 uomini, no. Però potremmo dichiarare guerra a Tlecem. Potremmo dichiarare guerra a Tlecem, in effetti. E sono tentato anche perché hanno 17.000 uomini qua. Quindi io direi che magari 36.000 uomini inizia a spostarli qua in Sicilia e poi si vedrà. Si vedrà perché adesso vorrei vedere un attimino se riesco a fare almeno uno dei due core, quello da 146. Dopodiché potremmo finalmente salutarci. Con un piccolo saluto d'addio abbastanza bello, perché giustamente come aveva detto Giuseppe Garibaldi, fare l'Italia è semplice, ma ora bisogna fare gli italiani. Ed è per questo motivo che il 2 febbraio 1713 Re Vittorio Amedeo II di Savoia, re di Sardegna, Piemonte, Corsica e Savoia, fa passare una riforma di legge nazionale per raggiungere quello che tendenzialmente era rimasto inarrivabile fin dalla formazione dell'Impero Romano durante il dominio di Roma, e quindi la formazione di un'unica entità nazionale chiamata Italia. Abbiamo la possibilità di cambiare idee, ovviamente le cambiamo. E signori, 2 febbraio 1713, l'Italia viene formata. Guardate che bella, guardate che bello questo verde, guardate che bello questo verde. Ovviamente ora che l'Italia è stata formata, bisogna fare gli italiani, bisogna unire Napoli, bisogna unire Venezia, ma soprattutto bisogna accogliere nei nostri territori la Sicilia. Il nostro passaggio successivo, poi, invece, sarà il cambio di governo e cercare di portare una monarchia costituzionale e rendere così il nostro Stato ancora più all'avanguardia dal punto di vista politico e legale. E amministrativo. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo della campagna, ma abbiamo ancora 100 anni davanti e possiamo ancora fare moltissimo per allargare i domini della nostra nazione. Ciao, alla prossima.